Perché secondo me pensare positivo ti porta comunque sia a raggiungere degli obiettivi sicuramente più buoni. L'unica cosa è che io il passato non lo guardo mai, lo dicevo l'anno scorso, non penso assolutamente a quello che è stato, però ci deve dare una forza e una convinzione che secondo me non deve mancare, indipendentemente, ripeto, dai risultati, anche perché comunque sia, se noi siamo costruiti per salvarsi, è normale che andremo incontro a delle difficoltà, credo che ci andranno tutte le squadre di questo campionato, figuriamoci noi. Allora, il mio pensiero personale è che io nei moduli non ci ho creduto sempre molto, nel senso che secondo me dipende molto dall'interpretazione che gli si dà al modulo, perché si può giocare con una punta sola e poi avere, ne so, 4-5 inserimenti in area di centrocampisti, o cioè si può fare qualsiasi tipo di modulo senza problemi. Io credo che molto nel calcio di oggi dipenda dai risultati, nel senso che se io riesco a far gol a Avellino, cioè io non vedo una Provercelli totalmente differente da quella dell'anno scorso, nel senso che noi siamo questa squadra qui, compatta, che combatte, che riparte, e quando la ripartenza riusciamo a tramutarla in gol, magari poi è difficile per gli altri riuscire a rifarcelo. Però io credo che sia cambiata anche la categoria, nel senso che è normale che noi andiamo incontro a delle difficoltà maggiori. Secondo me l'anno scorso noi eravamo una squadra fortissima per la categoria, e poi man mano il tempo ce l'ha dimostrato, come per esempio i playoff, dove non c'è stata magari gara con gli altri, no? È normale che dobbiamo prendere consapevolezza, ripeto, dei nostri mezzi. Poi tanti ragazzi comunque sia sono cambiati, questo vuol dire che comunque sia bisogna integrarsi bene tutti come stiamo facendo, conoscerci uno con l'altro. È un processo secondo me che richiede magari un po' di tempo in più, però ripeto, la Provercelli secondo me ci sarà sempre da qua alla fine, non ci saranno dei passaggi a vuoto. Potranno venire in meno qualche punto, non voglio dire sconfitte, potrà venire in meno qualche punto, però la base è solida, c'è, e secondo me riusciremo a toglierci delle soddisfazioni tranquillamente, senza prenderci dall'assillo, perché poi gli assilli portano a non ragionare con lucidità. In questo momento siamo, tanto è inutile nasconderci, siamo più bravi nella fase difensiva come squadra, dobbiamo migliorare come squadra nella fase offensiva, nel senso di renderci un po' più pericolosi, però io lo vedo fare ormai, lo fa il Real Madrid di star dietro la linea della palla, lo fa Cristiano Ronaldo, è normale che lo facciamo anche noi ed è giusto secondo me che lo facciamo anche noi. Ci sono due fasi nel calcio, che è la fase difensiva e la fase di attacco, tanto è inutile che, se no facciamo tante chiacchiere. E noi in questo momento la fase difensiva come squadra la stiamo facendo bene. Dobbiamo migliorare in fase offensiva, che poi sia dovuto da una punta, sia dovuto da due punti, sia dovuto da tre. Questo è un discorso con uno che aspetta il mister. Di Roberto lo conosciamo come calciatore, ma comunque sia arrivato anche lui da una settimana, quindi mi sembra giusto anche, cioè, permettergli di allenarsi con noi. Avrà fatto 6 allenamenti neanche. Quindi. Ragazzo lo conoscevo anche perché l'avevo visto anche nel Gubbio. Secondo me sono dei giocatori che, se escludiamo Gianni, Fabiano, che secondo me è un giocatore anche molto più difensivo, nel senso che può fare anche il centrocampista, l'ha dimostrato in tante partite, voi l'avete visto prima di me. Secondo me sono dei giocatori che sono offensivi, perché Belloni è un giocatore offensivo, Ragazzo è un giocatore offensivo, Di Roberto uguale. Quindi secondo me c'è bisogno soltanto di tempo per capire che, comunque sia, per migliorare insieme al mister questa situazione qua, che ci porta qualche volta a stare magari un po' distanti dalla porta, o comunque sia non essere così pericolosi. Però non credo che il modulo faccia questa differenza qua, ecco. Anche perché comunque noi l'anno scorso giocavamo a due punti, ma le aspettavamo ugualmente là.